Ciao ragazzi, allora, nuovo video. Questo video vorrei farvi vedere i miei prodotti preferiti in assoluto del 2017, quindi i prodotti che ho utilizzato di più nell'ultimo periodo. Come vedete sono a faccia pulita, non vi spaventate. E niente, vi faccio vedere i miei prodotti preferiti. Inizio facendovi vedere il fondotinta. Questo qui è l'All Nighter di Urban Decay. Magari vi lascio una schedina qua sopra dove vi linko il video dove faccio vedere come copre, ve lo descrivo bene. Adesso lo vado ad applicare. Mi piace applicarlo con un pennellino ovale. Questo qui è un pennellino preso su AliExpress, sono, se non sbaglio, 10 o 12. Gli altri sono sporchi, non mi va di lavarli. Comunque è una copertura ottima, veramente bellissima. Mi piace un sacco perché è del mio colore. E copre, e anche se ne metto poco prodotto, comunque va a compattare il viso, a dare una bella copresa. Questo qui è nella tonalità 4 e mi piace un sacco. Sto aspettando per prendere quello di Huda quando arriverà in negozio. E o addirittura quello di Rihanna, vediamo un attimo. Però nel frattempo questo è il mio preferito e l'ho utilizzato tutto il 2017. Mi piace sfumarlo in questo modo. Vedete come dà un effetto comunque naturale, però nel contempo ha coperto. Ok, invece il mio correttore preferito del 2017, e l'avete già visto in diversi video, ma comunque ve lo ripropongo perché è veramente il mio preferito, è questo qui che è il Soft Matte di NARS, questo qui nella colorazione Co-Start Medium 1. Mi piace tantissimo perché ha una texture veramente bellissima. Si applica facilmente anche con le dita. Vedete com'è scorrevole. Non fa pieghe e dura tutto il giorno. Addirittura io lo metto quando vado di fretta, lo metto al volo e non lo fisso. Cioè metto magari sul correttore, faccio le sopracciglia e il mascara e dura tantissimo. Mi piace veramente tanto. C'è un correttore che me la sentirei di ricomprare. Cioè, vi faccio vedere i prodotti che me la sentirei di ricomprare, come il fondotinta. Cioè, lo vorrei ricomprare, ma dato che voglio provare quello di Huda, dico, vabbè, aspetto e prendo quello di Huda. Però questo è il mio preferito. Vedete? Mi piace veramente un sacco. Ok, vedete come copre comunque. Cioè, e dalla fotocamera, cioè non è che dà un effetto mascherone né il fondotinta, perché comunque l'ho sfumato bene, né il correttore. Ok. Poi un altro correttore che mi piace un sacco, veramente un sacco, è quello di Essence. Ed è nella, secondo che qua ho altri trucchi, ed è questo qui, ho finito già il 10, questo qui è il 5 Ivory, e mi piace veramente un sacco, e per quello che costa è uno dei miei preferiti. Questo qui ovviamente quando finirà lo ricomprerò. Non so se 5 o 10, però è uguale, questo correttore lo ricomprerò. Mi piace perché vado ad illuminare il contorno occhi. E posso anche metterne tanto perché comunque è low cost, quindi anche se finisce posso ricomprarlo. Questo mi piace veramente un sacco. Ecco. Lo lascio settare un secondo e poi vado con la Beauty Blender a sfumare.
Vedete come dà un effetto naturale? Dà veramente un effetto molto molto naturale, cioè dal vivo sembra quasi che non ho nulla. Poi la mia cipria preferita in assoluto è stata la Laura Mercier, la Translucent Powder, famosissima, e avete visto anche in uno dei miei ultimi video che la utilizzo. E questa è una delle mie preferite del momento e del 2017. Vado a settare il tutto questo modo. Ok. Poi come prodotto per sopracciglia, mi sono sporcata, ben sapete che è il mio preferito. Questo è il secondo che utilizzo, è il Cabrao. Non c'è, diciamo, un altro prodotto che utilizzi per fare le sopracciglia, è questo. E sicuramente altri brand lo faranno, ha fatto Mulac, l'ha fatto Nabla, c'è Anastasia, però io questo mi piace e mi trovo bene. Quindi è il mio preferito. Mi piace veramente tanto, a lunga tenuta, mi definisce le sopracciglia. Non sbava, anche quando magari qua si unge per il sebo, no, a posto, mi piace un casino. Facile da utilizzare, da sfumare. Vedete? Poi tra l'altro adesso lo trovate anche scontato, se non sbaglio, perché in negozio ci sono le box e scontate con il Cabrao, il Goof Proof o la Highly Precise Pencil, quelle di Benefit. E comunque conviene un sacco la box perché all'interno avete il Cabrao in Max Italia e la Highbrow, che è quello per illuminare, il fissante e gli stencil più la scatoletta in metallo a 27,50, scontato da 39,50 se non sbaglio, al 30%. E ottimo, quello è veramente ottimo. Vedete la differenza? Cioè, qualcosa di molto evidente. Forse me lo ricompro pure io per averlo per scorta, adesso che ci penso, perché è ottimo. Poi al solo prezzo del Cabrao, perché il Cabrao in vendita viene 27,50. Quindi ottimo. Vedete? Cioè, qualcosa di stupendo. Ok. Un altro mio preferito è appunto il gel fissante di Benefit, quello trasparente, perché il Gimme Brow ultimamente non mi piaceva più perché è troppo, troppo, troppo pesante, cioè troppo, troppo scuro. Ed è questo qui trasparente che mi piace veramente un sacco. Me le tiene fissate e sistemate per tutto il giorno. Ottimo. E questo è il Ready Set Brow. Top. Poi, come terra, la mia preferita del 2017, cioè da quando l'ho comprata, e comunque la uso ancora. Ve l'ho fatta già vedere in un video, ve la ripropongo perché comunque la mia preferita è la Butter Bronze di Physician Formula. Ha un odore
buonissimo a cocco. Poi mi piace perché è facilissima da applicare anche lo specchietto qui dentro. E il pennellino l'ho cambiato io perché veniva un pennellino alquanto strano. È un pennellino tipo a spugnetta che non trovo il senso. E l'ho tolto quello e ci ho messo questo qui. Mi piace perché anche quando mi trucco per strada, cioè quando non faccio in tempo a truccarmi a casa, basta che do una spolveratina ed è veramente bellissima, mi piace. Poi il profumo mi fa impazzire. Adesso si vede un po' di più, quest'estate un po' di meno perché ovviamente ero più abbronzata. Adesso che sono un po' più paliduccia, si vede di più. Mi piace veramente tanto. Vedete? Veramente bella. E questa già ve ne avevo parlato, ma comunque è tra le mie preferite e dovevo farvela vedere perché non potevo non citarla. Un'altra terra che utilizzo tantissimo, anche per la praticità e tutto, è sempre un'altra terra di Physician Formula. Questa qui è la Bronze Booster e ha un colore un po' più terra rispetto alla bronzer, alla Butter Bronzer. Vedete? La differenza di colore, questa è più naturale, questa è un po' più fra virgolette fake, però mi piace lo stesso. Adesso ve la faccio vedere. Anche qui ho cambiato il pennellino, ci ho messo uno più morbido ed ha un bellissimo effetto abbronzante, per nulla pesante, bellissimo, un pochino più scuretto però. Queste sono le mie preferite perché me le porto nella trousse. Vedete, ho questa trousse che quando faccio tardi, qua dentro ho diversi trucchi e quelli sono quelli che mi porto, così ce li ho pronti e faccio tardi, me li porto via. E questa top. Invece come blush il mio preferito da quando l'ho comprato e in assoluto rimane quello il mio preferito, è il blush per eccellenza che mi piace tantissimo, è il X-Rated di Kylie. Bellissimo il pack, anche stupendo, piace tantissimo allo specchio ed è questo color pesca acceso aranciato, comunque rimane naturale sulle guance. Adesso ve lo faccio vedere e mi piace veramente tantissimo, cioè ovviamente quando mi finirà lo ricomprerò perché mi piace. Parlando di Kylie, sto avendo un'esperienza alquanto brutta. Ho comprato il wet set, quello della Holiday Edition. L'ho ordinato il 20. Vabbè, appena uscito, adesso non ricordo, 23 novembre, quando è stato. Siamo oggi l'8 gennaio, ancora non mi arriva. Ho contattato il servizio clienti, me l'hanno rispedito, ma è ancora fermo. Sono passati 5 giorni quelli dell'attesa che si deve aspettare per l'invio, sta ancora a California. L'altro si era perso ed era rimasto a California, quindi boh, arriverà mai il WhatsApp? Non lo so, però veramente questa cosa mi turba alquanto. E vabbè, comunque, passiamo all'illuminante. Come illuminante preferito ne ho, diciamo, due di preferiti. Allora, il primo è questo qui. Ce l'ho qua dentro, mi piace tantissimo perché è piccolino, questo qui è una mini taglia, è l'Opal di Becca, mi piace un sacco per quanto è luminoso, adesso vedrete. Quindi me lo porto sempre con me e mi piace, lo metto sempre, infatti questo è quasi finito. Questo l'ho utilizzato veramente tantissimo nel 2017. Vedete quanto è bello? Cioè, guardate quanto è glowy. E poi assolutamente un altro preferito è un altro prodotto di Kylie. Questo qui è il Kylie Lighter nella tonalità French Vanilla. Si presenta ugualmente come il blush.
piace un sacco, veramente un sacco illuminante, cioè guardate, mi piace veramente. Ha una texture bellissima, si fonde con la pelle, è bellissimo, guardate, mi piace un sacco. Ok, quindi questi erano i prodotti viso. Aspettate, mi spolvero via la cipria sotto gli occhi. Questi sono i miei prodotti viso preferiti che utilizzo con più costanza, ho utilizzato con più costanza in questo 2017. Vedete poi la cipria come si è asciugata del tutto, si è assettata e mi fa durare il fondo di il correttore veramente tutto il giorno. Come palette occhi, la mia preferita in assoluto è... Allora, è stata la Take Me on Vacation e da quando l'ho presa la Desert Dusk. Queste sono le mie due palette preferite. Questa qui l'ho sfruttata tantissimo. Infatti, come potete ben vedere, c'è questo qui che gli è venuto quasi il buco. L'ho usata tantissimo. Questa mi piace un sacco, veramente molto molto buona e mi è piaciuta un sacco. E anche la Desert Dusk mi è piaciuta tantissimo, e anche rispetto alla Rose Gold preferisco più questa, anche per il range di colori, ma soprattutto perché c'è lo specchio e per questo colore qui che è qualcosa di spettacolare, che si chiama Cosmo. È un glitter pressato, è veramente stupendo. Ogni volta che lo indosso, tutti mi chiedono: ma che ombretto è? Ed è questo. Allora, andiamo ad utilizzare, facciamo un mix con queste due, così le vedete all'opera. Vado come primo colore a mettere Desert Sand, che è questo beige un pochino scuretto, e lo vado a mettere su tutta la palpebra in questo modo. Devo dire che la pigmentazione degli ombretti di Huda è veramente stupenda. Poi come colore di transizione, con il pennellino in dotazione nella palette di Kylie, vado a prendere appunto il colore quello che ha il buchetto e lo vado a dare nella piega. Devo dire che io apprezzo tantissimo le palette che hanno lo specchio in dotazione perché sono molto più facili da utilizzare, veramente sono molto più comode rispetto a quelle che non hanno lo specchio. Poi sanno anche il pennellino top. Questo colore di sfumatura è veramente bellissimo, mi piace un sacco. Facile da sfumare, comunque ben visibile, vedete? Ottimo. Porto verso l'esterno e sfumo. Guardate, cioè, stupendo. Poi questo pennellino di Kylie, devo dire, è molto buono. Mi è piaciuto un sacco, infatti mi è piaciuto, per questo lo uso. Nel dotto lacrimale metto invece questo colore qui, che è una specie di rose gold dorato, e lo vado a mettere nel dotto lacrimale appunto. Vedete che bel colore, mi piace veramente tantissimo, cioè al momento la mia palette preferita è questa, poi la Huda, però comunque entrambe mi piacciono un sacco e le uso tantissimo. Guardate, vado a metterlo anche un pochino qua sotto, poco poco. Ok. Poi, dalla Desert Dusk andiamo a prendere Amber, che è questo colore qui, e lo vado a dare nella piega, concentrandomi soprattutto nella parte un po' più esterna. E
in questo modo. Vedete? E lo porto verso l'esterno in questo modo, allungando l'occhio. Ok. Ok, come colore nella piega andiamo a mettere Blood Moon, che è questo colore qui accanto, è questo qui, e lo andiamo a pressare sulla palpebra, in questo modo, vedete com'è scrivente? Cioè, qualcosa di incredibile. Cioè, voi non potete capire quanto si è venduta questa palette a Natale. Cioè, appena arrivava, finiva subito. E poi, che ve lo dico a fare? Le piccole, le obsession. Mamma mia. Cioè, assurdo. Poi vado a metterlo anche un pochino sotto. In questo modo. Sfumo il tutto con il pennellino da sfumatura, che non so, eccolo qua, il mio preferito da sempre, non del 2017, da quando l'ho comprato, è il 2017 di MAC. E sfumo. Sempre allungandomi verso l'esterno. In questo modo, vedete? E adesso vi faccio vedere quanto è bello Cosmo. Quindi vado a mettere un pochino di colla per glitter. Questa qui è una colla per glitter di una vecchia collezione di Sephora che ho preso in saldo quest'estate. Adesso non c'è più. Comunque potete utilizzare. Prima che avevo comprato questo, utilizzavo quella per ciglia finte di colla. Che in sostanza si assomigliano come texture e tutto si assomigliano. Metto due puntini e li sfumo con il polpastrello. Mi piace metterlo anche sotto. Vado poi a prendere Cosmo. Infatti è il colore più usato di tutta la palette. C'ha proprio il buco, proprio ho paura che finisca. Infatti in previsione che finisca, mi sono comprata la pallettina, quella di glitter di Mulac. Così ho quella. Comunque, mischiando i colori si ottiene più o meno questo effetto. Quella là almeno posso ricomprare le cialdine. Questa qui non è che posso comprare la palette da 64,90 per questo colore, no, raga. Guardate quanto è bello. Poi lo metto anche sotto. Guardate, vedete la differenza proprio come cambia il trucco. Ovviamente vado con il dito e presso, vado a pressare in modo che aderiscano. Non vi consiglio mai di utilizzare questo ombretto senza la colla perché non andrebbero via da tutte le parti come adesso un pochetto, però andrebbero via comunque, volerebbero. Non ve lo consiglio. Vado a ripulire il tutto con... Dov'è il pennellino che ho utilizzato prima? Non lo trovo. Il pennellino che ho utilizzato per ripulire la polvere. Ok, vabbè, utilizzo questo. E vado a togliere i glitter in eccesso. Questo è il mio ombretto preferito, veramente bellissimo. Vediamo. Ok.
Poi, come matita color burro da applicare nella rima interiore dell'occhio, la mia preferita è questa qui di Essence, è la Extreme Lasting Eye Pencil Easy Glide and Waterproof nella colorazione 06 Silky Nude. E questa qui è veramente ottima, diciamo tra le migliori matite nella rima interna che abbia mai provato, infatti ve la super consiglio questa qui. E vado a metterla dentro. Vedete come scrive? Cioè. Ok. Allora, come eyeliner, ovviamente sapete che il mio preferito è quello di Essence, che però, se non sbaglio mi è quasi finito. Ma allora, no, c'è ancora. Vabbè, comunque questo qui che è Liquid Ink, è il mio eyeliner preferito non solo del 2017, ma da quando l'ho scoperto, è il mio eyeliner preferito, low cost, ottima qualità, top. Facile da applicare, veramente il migliore eyeliner di sempre. No, ce n'è ancora un po'. Pensavo mi fosse finito, non lo stavo più usando. Poi. Cioè, vedete quanto è. Cioè, è stupendo. Poi nel frattempo vediamo insieme come faccio la riga d'eyeliner. Poi non so se ho messo male la lentina, ma boh, mi dà un po' fastidio. Comunque questo qui l'eyeliner in tutto il suo splendore, cioè è bellissimo. Adesso come ciglia finte vi faccio vedere le mie preferite, però non so se mi va di metterle, vediamo. Poi vi racconto l'aneddoto di questa. E vi racconto l'aneddoto di questa. Allora, questa non mi è piaciuta perché si vede l'attaccatura, si vede proprio questa attaccatura trasparentina col filo bianco che mi fa veramente schifo. È bocciata. E questa qui l'ho bocciata perché mi pungeva qua, ha l'attaccatura troppo dura e mi pungeva qua e addirittura mi ha fatto un taglietto qui, un puntino, un taglietto nella parte inferiore, mi faceva malissimo, mi bruciava. Sono belle anche se troppo esagerate. Ma sono delle ottime sostitute alle Huda, quelle le Foam Ink, cioè quelle col pelo di visone. Sono molto molto belle, però mi fanno male, mi danno fastidio, quindi bocciate. Mi piace tantissimo il pack, è veramente bellissimo, ve lo faccio vedere. Infatti ero curiosissima di provarlo, mi piace tantissimo il pack. Questo è il pack secondario. Scatoletta classica e questo qui è il pack primario, è una scatoletta in plastica, dietro avete come si vedrebbero le ciglia finte sul vostro occhio, davanti si presentano così, poi la scatoletta si apre come quella di una cipria in poche parole e avete le ciglia finte, sono molto morbide e molto belle, ma l'attaccatura ragazze, cioè quest'occhio non mi dava fastidio, può essere pure che l'ho attaccata male, ma non sono una che attacca male le ciglia finte, ragazze, quindi non saprei. Anche perché ne ho comprate un altro paio, quelle su AliExpress, e anche quelle mi hanno fatto male, perché hanno questa attaccatura così rigida che veramente mi faceva male. Quindi no.
Invece le mie preferite in assoluto sono queste qui che prendo da OVS, sono le Ailure nella variante Demi Wispies e nella variante questa qui, se non sbaglio, mi sembra che si chiamano le Glamour. Mi piacciono tantissimo. Queste qui sono un effetto naturale stupendo. E queste qui sono quelle un po' più drammatiche da sera. Ho deciso, vado a mettere queste. E la mia colla preferita da sempre, la Duo, non solo del 2017, ma da sempre. Qui avete 4 paia, il prezzo normale è 19,90, io le ho prese in sconto a 13,90 quest'estate. E da allora continuavo ad utilizzarle perché sono ottime. Vado solo a togliere la colla in eccesso e per poi andarle ad attaccare. Ovviamente vi farò vedere anche il mascara preferito del 2017, la base, che ovviamente lo sapete qual è perché la faccio vedere in tutti i santi video. Solo che adesso mi è finita, la devo ricomprare. Vado a mettere la colla nell'attaccatura, come vedete qua. Questa colla è tra le migliori, veramente. Cioè tra le migliori, la migliore perché è l'unica che ho. Ho una nera, se non sbaglio, da qualche parte, ma uso solo questa. Questa l'ho presa tantissimi anni fa, ancora funziona, non mi ha dato problemi di allergia, non mi ha dato niente. Ottima, ottima, la migliore. E adesso la trovate anche da OVS. Prima la trovavate solo da MAC, l'avevo comprata questa. Però adesso la trovate tranquillamente da qualsiasi parte. Adesso in questo video, un po' un purpurri di idee, vi faccio vedere anche come attaccare le ciglia finte. Questa qui, è la tecnica che utilizzo. In particolare questa ciglia finta ha già la misura del mio occhio, quindi non devo andare a tagliarla, se no sarei dovuta andare a tagliare il pezzo finale in modo che combaciasse bene con il mio occhio. Metto la colla, aspetto 30 secondi e vado ad attaccarla. In questo modo, in questo modo. E mi aiuto con la pinzetta. Vedete? E questa ciglia finta ha l'attaccatura morbida, in modo che non fa male né all'inizio né alla fine né in nessun lato. Mi piacciono veramente tantissimo. Ok. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. In questo modo vado ad aspettare 30 secondi, comunque facendo venire la forma, tornare la forma delle ciglia finte. Ok. Mi aiuto con la pinzetta.
Poi la mia pinzetta della vita, questa qui di Essence, mi piace tantissimo. Poi per quel che costa, ragazze, veramente ne vale tantissimo la pena. Quindi aspetto che le ciglia finte aderiscano bene. Vi faccio vedere il mio mascara preferito del momento. Dov'è? Ah, eccolo. Qua nella mia borsetta. Allora, balsamo labbra preferito di tutto il 2017, dall'anno scorso che l'ho scoperto, è il Chilled Balm di Puro Bio. È un balsamo idratante al peperoncino e menta. Dà un'azione idratante, un effetto opaco comunque, un leggero pizzicorio, quindi volumizzante. Mi piace un sacco. E poi, allora, la base di Dior come primo passaggio prima del mascara, la mia base preferita da quando l'ho comprata quest'estate e la ricomprerò sicuramente. E poi, come mascara, il mio preferito è questo qui di Essence, è il Lashes of the Day. Mi è piaciuto tantissimo da quando l'ho comprato, è veramente ottimo. E adesso sto utilizzando il Gentleman di Mulac, però da solo non mi piace tanto. No, quindi se devo sceglierne uno, il mio preferito è stato questo. E sì, quello, perché altri no, questo è quello che mi ha dato un effetto più bello da solo. E poi il mio preferito di sempre è questo, però quest'anno non l'ho comprato, quindi non posso mettervelo in classifica. Vi metto questo. Poi, un altro prodotto che ho comprato da poco, ma che mi sento di promuovere, è la palette di Mulac, la Olympia, la Contouring Palette, veramente un ottimo acquisto. L'ho preso durante il Black Friday ed è veramente ottima. Ha 8 cialde, ha gli oscuri, ha il chiaro per andare a fare i chiari e due illuminanti, veramente bellissima. Adesso vi faccio vedere un pochino l'illuminante, anche se già ce l'ho, io li mischio questi due. E dà un effetto veramente bellissimo. Mi piace veramente tanto e questa mi sento di promuoverla. Mi piace veramente tanto. Poi ha un odore buonissimo, ottima. Io come colori uso fondamentalmente questi due qui. Adesso non ricordo il nome, dovrei alzare la cialdina. E è un colore freddo. Vado a intensificare il contouring, vedete? Questa palette è ottima. Ultimamente uso solo questa per fare il contouring, la Shade and Light l'ho accantonata da un po' da quando ho comprato questa. Quindi questa è anche la mia palette preferita del periodo, dell'ultima parte del 2017. Se no, comunque la Shade and Light è la mia preferita, è stata la mia preferita di tutto il 2017. Quindi questa, ottima, promossa. Ok, vado a mettere un pochino di mascara per far aderire le mie ciglia a quelle finte. Metto anche sotto. Ok.